Da ieri sera nelle sale cinematografiche italiane circola di nuovo La corazzata Potemkin, il film di Eisenstein, il regista russo, che secondo i critici, o diciamo secondo alcuni critici, ha fatto in un certo senso la storia del cinema. Poi c'è una battuta famosa di Fantozzi, lasciamola stare, ecco, saltiamo a più pari, che dice che la corazzata Potemkin è una, diciamo, stupidata, va, tanto per intenderci. Qual è il valore di questo film? Ha un valore. Noi lo chiediamo al critico dell'Osservatore Romano, il quale si è sempre delucidato su quelli che sono gli avvenimenti filmici italiani, e la gente ha saputo apprezzare queste critiche. Allora, Emilio Ranzati, che Sì, cosa vuoi buonasera. dire su questo film? Allora, ha un valore la corazzata Potemkin, ha un valore molto grande per il semplice fatto che viene da uno dei più grandi registi della storia del cinema, che è Sergej Eisenstein. C'è da dire che, come capita spesso, il film più famoso di un autore non è alla fine spesso il migliore. E motivi sono tanti, qua è difficile dire perché. C'è da dire che quello che aveva già detto a livello soprattutto di montaggio, montaggio veramente rivoluzionario, Eisenstein l'aveva già detto col precedente film, d'esordio, Sciopero, e soprattutto ha detto cose addirittura migliori nei seguenti Ottobre e La linea generale, che sono veramente due capolavori assoluti. Ecco, La corazzata Potemkin è un film che ha una sequenza splendida, che è proprio quella che dileggiava Fantozzi, che è la famosa scena della sparatoria sulla scalinata di Odessa, meravigliosa sequenza. Il resto del film, che dura poco più di un'ora, perde molto a livello figurativo, perché Eisenstein era un regista geniale, ma come tanti geni un po' indolente, un po' pigro, girava a volte a metà. Per esempio Alexander Nevsky ha delle grandissime sequenze e poi il resto l'ha fatto girare ad una seconda unità, praticamente, ad un altro regista che ha girato, insomma, in maniera molto più convenzionale. Quindi anche Alexander Nevsky è un film che per metà è un capolavoro, per metà è un film normale. E io direi la stessa cosa della corazzata Potemkin, però a volte basta una sequenza per entrare nella storia del cinema, perché quella scena famosa è veramente qualcosa di incredibile vista ancora oggi. Poi, Beh. sì, no, sulla cosa di Fantozzi vorrei aggiungere che in quel momento, che era il momento della moda dei cineclub, in cui si stava anche un po' esagerando, si andava verso un cinema d'autore un po' autistico, allora era liberatoria. Oggi, insomma, oggi un po' stona, ecco, perché oggi si sente la mancanza di un film d'autore come questo, ovviamente. Senti, ma Einstein, perché, quale altra cosa è ricordato nella storia del cinema? Allora, come ho detto, al di là dei singoli film, Sciopero, un grande film, Cioè la l'opera più meravigliosa di propaganda, Gianmarco. scusa, la propaganda Ecco, sì, sovietica non ha diciamo. appesantito un po' le sue capacità? Ovviamente, ecco, erano film di propaganda. C'è da dire che, essendo lui un genio, si è riuscito in parte a smarcare da questa cosa, però anche la propaganda, ovviamente, tutto quanto poi va riportato a quell'epoca, va storicizzato, però indirettamente anche il fatto di essere film di propaganda in realtà ha aiutato questi film a essere rivoluzionari, perché per la prima volta arrivavano dei film in cui si annientava il concetto di genere e si annientava il concetto di attore. Non ci sono attori in questi film, anche se sono film a soggetto. Questo faceva sì che
si imponesse la figura, per la prima volta, la figura del regista demiurgo che poi verrà canonizzata molti anni dopo dalla Nouvelle Vague. Quindi anche questo in realtà indirettamente ha aiutato a far sì che questi film fossero rivoluzionari. Ok. Grazie Emilio, buon lavoro. Grazie a voi, Grazie, grazie. grazie. Arrivederci, grazie.